Bentornati su Recensori per Scegliere, oggi parliamo di Pixel Art 4 Take a Selfie. Sul canale ho già portato altri prodotti a marchio Quercetti, ma soprattutto altri prodotti della famiglia Pixel Art. Si tratta, a mio avviso, di un gioco molto carino, ideale sia per bambini che per ragazzi che per adulti, perché infatti è consigliato dai 6 ai 99 anni. Quercetti è un marchio italiano che progetta e realizza tutti i suoi giochi nella sede centrale di Torino, e anche Pixel Art 4 Take a Selfie esce direttamente dalla fabbrica di Torino come un gioco completamente made in Italy. All'interno della confezione vediamo subito il contenuto. Rispetto ad altre edizioni che ho portato sul canale, questo, come vedete, presenta già una cornice in cartone che ci permetterà di vedere finito il nostro quadro una volta che abbiamo scelto la foto e abbiamo creato il tutto con i nostri chiodini. Infatti in questo caso la struttura che tiene le varie schede è un telaio con 4 spazi. All'interno della confezione poi troviamo un punteruolo che ci servirà, vediamo tra poco come, e tutti i sacchetti dei vari chiodini colorati che ci permetteranno di andare a realizzare la foto che vogliamo all'interno del nostro telaio. Queste infatti sono le 4 schede che andremo poi a posizionare sul telaio in questo modo, e all'interno di queste schede andremo a posizionare i vari chiodini colorati per andare a creare l'immagine che vogliamo. Perché infatti rispetto alla versione kawaii, di cui avevo già realizzato un video, ve lo lascio qua nelle schede, la versione Pixel Art 4 Take a Selfie vi permette di scegliere voi un'immagine e andarla a riprodurre direttamente con i chiodini colorati. Come spiegato anche qua nel manuale di istruzioni, ovviamente disponibile in italiano, vi basterà collegarvi al sito pixelartselfie.com, inserire una vostra foto e vedere come viene l'effetto, come vedete già quella sulla scatola, direttamente con i chiodini colorati. Proprio da quella pagina vedrete anche quali sono i chiodini colorati che vi servono, quindi se avrete a sufficienza chiodini colorati presenti all'interno della confezione o se dovrete magari acquistare delle espansioni magari di un colore in particolare in base alla tipologia di foto che andate a realizzare. E in questo caso vi lascio qua sotto in descrizione il link sia per acquistare questo prodotto che per acquistare le varie ricariche dei vari colori per andare a completare il vostro disegno. Infatti, una volta che da quel sito avete scelto l'immagine che volete realizzare, potete andare a stampare le varie schede direttamente con la stampante del vostro computer, andarle a ritagliare, in questo caso l'immagine verrà divisa in 4 riquadri, e applicare uno dei 4 riquadri che avete stampato su ogni singola scheda bianca, per poi andarvi ad aiutare con il punteruolo a fare i buchi e a inserire i chiodini colorati corrispondenti sulla scheda. In questo modo, partendo appunto da una vostra immagine, potrete realizzare un quadro con la pixel art e andarlo poi ad appendere nella vostra stanza come quello che abbiamo realizzato noi. Quello che vedete in queste immagini è la versione di pixel art più grande, quindi con 16 schede, mentre invece quello che vedete in questa versione è la versione da 4 schede. Come vi dicevo anche all'inizio, il tutto poi è possibile andarlo a posizionare all'interno di questa cornice in cartone che viene già fornita all'interno della confezione, che vi permetterà, volendo, di appenderlo alla parete o anche di andarlo a posizionare all'interno della vostra stanza su una mensola o su un mobile per andarlo a mettere in bella mostra. Il Pixel Art 4 Take a Selfie è una interessante idea regalo appunto per bambini, ragazzi ed adulti che potranno passare parte del loro tempo a realizzare una propria immagine da esporre poi come una sorta di piccola opera d'arte. Se avete delle domande su questo prodotto potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Fatemi sapere se avete già provato la Pixel Art di Quercetti e nel caso se vi è piaciuta e quale foto avete realizzato. Per questo video con la Pixel Art 4 di Quercetti è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!